Ciao amici, sapete che possiamo fare in casa molti cosmetici fai da te con ottimi risultati? Fare cosmetici in casa ha tanti vantaggi. Prima di tutto sai cosa metti sulla pelle, poi ti diverti a fare il piccolo chimico. Inoltre i 10-20 minuti necessari alla preparazione e all'applicazione di una maschera per il viso possono diventare un momento di silenzio, relax e meditazione, che poi si rifletterà sul viso per giorni interi grazie a una espressione più distesa. Infine, fare i cosmetici in casa permette un notevole risparmio economico. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Oggi volevo parlarvi di un must del fatto in casa, le maschere per il viso. Lo sapevate che ci sono due tipi di maschere, le maschere calde e le maschere fredde? Vediamo allora insieme come si fanno e a cosa servono. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Oggi voglio darvi due ricette per fare le maschere calde. Sono impacchi che si applicano avvolgendo il viso con panni imbevuti di acqua calda ed essenze naturali. Vanno rinnovati quando si raffreddano. Sono trattamenti molto distensivi e rilassanti per la pelle, i lineamenti e la mente. Stimolano la circolazione, aprono i pori e preparano la pelle a ricevere i principi attivi. Sono controindicate a chi soffre di couperose, pelle arrossata, irritata, screpolata. Vediamo ora le ricette. 1. Ricetta per pelle secca. In una bacinella di acqua calda versare un cucchiaio di miele, 2 gocce di olio essenziale di geranio, 2 di lavanda. Preparare 2 asciugamani piccoli e sottili, bagnarne uno alla volta, strizzarlo bene e applicarlo sul viso. Quando si raffredda, passare all'altro e così via finché l'acqua rimane calda. Infine, sciacquare il viso con acqua tiepida. 2. Ricetta per pelle grassa o impura. In una bacinella di acqua calda versare un cucchiaio di argilla in polvere, 2 gocce di olio essenziale di rosmarino e 2 gocce di olio essenziale di cipresso. Seguire la stessa procedura con i 2 asciugamani e infine sciacquare il viso con acqua tiepida. Nel prossimo video dedicato alla pelle vedremo altre 2 ricette di maschere fredde. Nel frattempo vi ricordo il mio video corso per ringiovanire il viso di 10 anni in poche settimane, senza crema in possibili e senza ritocchini. Molte persone hanno già ritrovato la freschezza di un tempo in modo naturale, quindi per ricevere tutte le info restate sintonizzati. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questo video che può essere utile a molti. Bene, vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.